Un libro è come un tesoro, come un amico vero. Infatti, dopo aver letto un libro, le parole non sono più le stesse. Si alzano in alto, in un ossigeno rarefatto, dove sembrano respirare meglio che sulla terra. Un libro ci sa formare, ci apre milioni di porte. È un'ascia che è pronta a spaccare il ghiaccio dentro di noi. È un viaggio in treno verso un mondo fantastico, nel quale ti immergi e ti auguri che non finisca mai. Un libro è anche carburante, specialmente per noi ragazzi, che attratti dalla tecnologia moderna, non ci fermiamo mai davanti ai libri che riteniamo noiosi, ma un ragazzo che legge sarà un adulto che pensa. Perciò penso che regalare un libro alla scuola sia un gesto preziosissimo, fatto a favore dei ragazzi che saranno in futuro uomini migliori. Quando ci sentiamo soli, quando ci sentiamo abbandonati e il mondo sembra crollarci addosso, ci ritroviamo spesso a rigirarci nel letto cercando di stringere un cuscino o sul divano provando a distrarci con la nostra serie preferita, sperando che tutto quello che c'è fuori, dentro di noi, sparisca. Ma io dico che non c'è modo migliore di scappare dalla nostra se non entrando in un'altra dimensione. A pensarci sembra difficile, ma vi dico che è così facile aprire un libro e lasciarsi trasportare dalla consistenza fibrosa delle sue pagine giallastre e coinvolgere dal suo profumo inebriante. Entrare in fondo nelle parole stampate e far sì che quei boschi incantati, brulicanti di creature fantastiche, quelle realtà parallele a volte un po' paranormali, quei futuri anacronistici e apocalittici e le semplici ambientazioni mondane che in un libro vivono, possano diventare la nostra realtà in un attimo. Perché leggere significa sognare, e sognare significa realizzare i propri desideri. Un giorno torneremo a correre come i nostri protagonisti preferiti. Intanto leggiamo dei loro passi e corriamo nella nostra mente al loro fianco. Per innamorarsi della lettura bisogna leggere un libro con gli occhi di un bambino, sempre pronto a stupirsi di fronte a ciò che gli sembra fantastico. Solo così riusciremo a toccare il cielo con un dito, attraverso delle semplici parole scritte in prosa, ad accarezzare le nuvole con i polpastrelli, proprio come un bambino, pieno di curiosità, fa con la sua dolce nuvola di zucchero filato. Soprattutto in questo difficile periodo dovremo imparare innanzitutto a guardare il mondo con più leggerezza, senza però mai sottovalutare i pericoli. Proprio come il protagonista di una storia non deve mai sottovalutare il suo antagonista. Allo stesso modo noi, protagonisti di questo racconto, del racconto della nostra vita, dobbiamo combattere contro il nostro più grande antagonista del momento. Proprio per questo un libro potrebbe aiutarci ad alleviare le mille preoccupazioni e ad alleggerire i pensieri. Per fare sì che ciò accada dobbiamo unirci tutti sotto uno stesso tetto, fatto però di fogli di carta e centinaia di parole. Perciò donare un libro non ci aiuterà soltanto materialmente, ma soprattutto nell'anima.